Rat, la voglia di fare i video. State insinuando qualcosa? Sapete che c'è? Basta! Finisce qui! Da oggi ci sarà un nuovo Ratorix! Un video al giorno, ce la posso fare, nulla è impossibile! Ragazzi, ricordatevi, il concetto è molto semplice. Giusto per farvi un esempio, prendiamo la scritta "non posso farlo". Così da vederla magari è deprimente. Ma è proprio in casi come questo che dovreste prendere un paio di forbici e darci un taglio. Non ce la farò mai! I meme! Ormai è risaputo che i meme sono il futuro! Ve lo giuro che è da tantissimo tempo che stavo cercando di fare un contenuto che riguardasse i meme. Ma alla fine la soluzione si è rivelata essere semplicissima. Posso fare come faccio con i miei amici. Ebbene sì, ragazzi, oggi volevo farvi vedere un paio di meme che ho trovato così, semplicemente in giro su Instagram, Facebook, Reddit e chi più ne ha più ne metta. Ho voluto provare qualcosa di nuovo, ma con un format che già più o meno conoscete. Voglio vedere come esce, se non esce, non lo faccio più, boh. Adesso, giusto per cominciare bene, visto che ci stiamo avvicinando all'inizio della scuola, mio Dio, scusatemi se ve l'ho ricordato. Comunque, ve lo giuro che quello che vi sto per far vedere sono letteralmente io. Gioca i giochi in santa pace. Di colpo si ricorda degli esami. Gioca i giochi sotto stress. Sono io. Aiuto. Questo tipo di meme fanno male, ma fanno proprio male al cuore perché sono dannatamente vere. Giusto per farvi un altro esempio. Insegnante delle superiori, non vi preoccupate, lo imparerete all'università. Insegnante dell'università, l'avete imparato alle superiori. Perché? Perché si ripete sempre la stessa cosa? Ragazzi, non riguarda soltanto alle superiori dell'università, è un loop infinito. Pensateci, avete appena superato le elementari, andate alle medie e vi fanno: ma questa cosa la dovreste sapere dalle elementari. Finite le medie e vi dicono: non vi preoccupate, tutte queste cose ve le insegneranno alle superiori. Ma voi andate alle superiori ed indovinate un po', queste cose le avete fatte alle medie. Passate dalle superiori all'università, quella proprio lasciamola stare, ma poi proprio la ciliegina sulla torta. Avete finito l'università, andate al lavoro, non sapete niente. Ma più che altro non è che non sapete niente perché non avete studiato, ma perché, non lo so, andate al lavoro e sono cose completamente diverse. Viva il mondo, mi dissero. Sapone antibatterico. 0,1% di batteri. Effettivamente vi siete resi conto che nelle pubblicità è sempre "uccide il 99,9% di batteri". Quel 0,1% è Chuck Norris. Altro che scarafaggi che sopravvivono alle bombe nucleari, questi sono ancora peggio. Questi batteri sono così potenti che se il sole esplodesse facendo una supernova, questi si leverebbero la polvere dalle spalle. Durante il parto, il dolore è così intenso che una donna può quasi capire cosa sente un uomo quando si sente dire: "Ti vedo solo come amico". Anche se effettivamente, secondo me, questo meme è un po' troppo. Cioè, è ovvio che il dolore del parto non sarà mai così elevato quanto quello dell'essere friendzonati. E comunque, fermi tutti, questa meme conta come friendzone? WinRAR, per favore, pagami adesso. Io, no. WinRAR, ok. Quanto mi dispiace per WinRAR. Ragazzi, vi giuro che WinRAR è l'unico programma a pagamento, non a pagamento. Ragazzi, secondo me è vera questa cosa. Quando qualcuno effettivamente paga per WinRAR, quelli fanno festa. Cioè, veramente non conosco nessuno che se lo sia comprato. Ratorix, prova a non ridere challenge. Tanti like e visualizzazioni. Copyright. Va bene, facciamo finta di niente. Andiamo alla prossima. Ratorix, vincere la prova a non ridere challenge. Perdere e farsi segnalare il video per copyright. Davvero? Non ne commento più. Basta. Quando vedi un meme ma in 4K, oddio no, levatelo. Che è sto schifo? Madonna, troppa qualità. È andato via? Una mela al giorno. Togli il medico di te. Adesso vi voglio far vedere una cosa che effettivamente non è un meme, ma diciamo che più o meno ci sta. Perché non so come mai, ma io adoro la gente vestita da Pikachu. Voi direte: perché sono carini, eccetera. No, perché se sei vestito da Pikachu puoi fare questo. Cioè, è bellissimo. Ma poi non soltanto a questo si fermano, ragazzi. Certe volte diventano anche delle cose creepy. Per esempio, qui abbiamo un Pikachu che sta accarezzando una signora. Un modo abbastanza strano per accarezzare qualcuno. Cioè, le loro facce dicono tutto. Sono soddisfatti. Qualcuno che invece è un pochetto meno soddisfatto, secondo me, potrebbe essere questa signora, che credo che il suo incontro con Pikachu non sia finito nel migliore dei modi. Voi immaginate avvicinarvi a un Pikachu e vi spunta dalla bocca un braccio? Lasciamo stare. Letteralmente c'è un video su YouTube. Bambino di 9 anni in cerca di attenzioni. Chi lo sta guardando nel 2018? Questa ve la posso confermare al 100% vera. Andiamo a vedere il mio primo video. Gatto Swag, eccolo qua. Pubblicato il 25 ottobre del 2014. Vediamo qual è il commento più popolare. 2018. C'è della gente del 2018? No? Ah, likes lo vedi nel 2018. Bello, io lo vedo nel 2018. Commento del 2018, troppi cambiamenti. Mi piace a chi lo guarda. Madonna santa. 30 giorni di prova gratuita. Io. Per favore, inserisci la carta di credito. Beh,
Devo dire che effettivamente è vero, eh. Mi è capitato decisamente più di una volta. Cioè, se mi stai dando 30 giorni di servizio gratis, a cosa ti serve la mia carta di credito, eh? Pensate di essere furbi? No, perché io sono più furbo. Io ci metto la mia prepagata senza soldi all'interno. Scacco matto. Ok, questa qui è un'immagine molto interessante, perché per molti di voi sembreranno due immagini completamente identiche. E se invece vi dicessi che si sono scambiati le facce? Cioè, ragazzi, io non voglio fare quello che dice che tutti gli asiatici sono uguali, però le prove parlano per sé. Che poi il bello è che all'inizio neanche trovavo le differenze. Per trovarne una dovete guardare le labbra. Forse in quel caso riuscirete a capirci qualcosa. Ratrix, finire il video con un outro. Finire il video di colpo. Ma non è vero, non farei mai una cosa del genere.